Grazie Presidente, grazie Sandro, grazie alle consigliere e ai consiglieri, ho ascoltato con massima attenzione i vostri interventi, ho appuntato tutto, ovviamente non interverrò su tutto, ma quello che non dico non perché non era importante o perché non l'ho considerato, ma lo hanno notato. È chiaramente faticoso per tutti fare un consiglio comunale così, però non è un consiglio comunale inutile. Poi ci torno e parto dall'ultimo intervento di Mara Carfagna e della consigliera onorevole che saluto, partendo da qui. Io sono assolutamente consapevole che questa è la fase più grave del nostro paese da dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi penso che si debba mettere in campo un'economia di guerra. Io lo sto dicendo da tempo e poi tornerò su questo e anche dell'importanza delle alcune delibere che abbiamo fatto, perché se noi attendiamo che qualcun altro ci tiri fuori da questo guaio e non cominciamo a partire noi dal basso, rischiamo di arrivare troppo tardi. Perché poi c'è anche un tema di cui non si è parlato, ma so che tocco la sensibilità di tutti voi, perché qua amiamo tutto i Napoli, in questo credo che non ci sia differenza veramente tra maggioranza e opposizione, lo si è visto anche in questo bel consiglio comunale, a me è piaciuto personalmente, mi stanca molto stare al video, come immagino voi, però l'ho trovato molto utile, è il contagio criminale. Se lo Stato non è rapido, noi possiamo dare il massimo a Napoli con le nostre forze, lo daremo, ma se lo Stato non è rapido a immettere liquidità, a mettere in campo l'economia da guerra, quindi non le misure anche apprezzabili, io mi metto nei panni anche del Presidente del Consiglio, sia ben chiaro, ma non ci siamo, eppure Conte in questo momento ha il sostegno degli italiani, secondo me, nel senso che se si mette in campo un'azione di guerra, un'economia di guerra, se si mette in campo coraggio, liquidità, indebitamento, affievolimento delle imposte, insomma quello che si fa con l'economia keynesiana in particolare, quello che si fa col pubblico, perché tu in un momento in cui c'è l'economia di guerra non puoi chiedere al privato, il privato farà la sua parte, ognuno farà la sua parte, ogni cittadino farà la sua parte, ma è lo Stato, l'Europa, sì certamente l'Europa, l'Europa lo farà probabilmente ma in ritardo, ma i primi che lo devono fare sono gli Stati. Conte finora ha fatto poco. E lo dico con rispetto di questo governo, ma lo dico perché sto in contatto quotidiano con tutti i sindaci. E attenzione, questo è un altro bel messaggio. I sindaci, lo voglio ribadire, sono uniti. Uniti. E nelle rivendicazioni che stiamo facendo c'è questo tema, che finora le amministrazioni comunali, i sindaci e quindi i consiglieri comunali non sono stati per nulla tenuti in considerazione o diciamo in modo particolarmente adeguato. Quindi se non arriva questa immissione di liquidità, se non si fa il cura comuni, se non arrivano le risorse alle attività produttive, l'ha detto qualcuno prima, ma 600 euro ai lavoratori, alle partite IVA, alle persone, insomma è inutile perché sono temi che condividiamo tutti quanti. Io mi metto nei panni del governo, ma il governo ha gli strumenti per fare di più, lo faccia presto, perché a differenza dello Stato, la criminalità comune organizzata ha liquidità, non ha burocrazia, sa dove andare, conosce il territorio e amiche e amici, consigliere e consiglieri, ha bisogno di conquistare consenso. E il consenso lo può prendere adesso. Lo può prendere perché va da quello che si puzza di fame, bussa alla porta e dice non ti preoccupare, non se lo Stato non è ancora arrivato, il Comune non è ancora arrivato, le forze del bene non sono ancora arrivate. Ecco qua, 1.000 euro, poi ci vediamo a luglio. Il negozio che non può aprire, non ti preoccupare, te la do io un po' di liquidità. L'azienda che non ce la fa più, non ti preoccupare, però mi devi dare un po' di quote azionarie, e lo sappiamo, e anche il controllo del territorio, perciò dobbiamo farla vivere per quanto è possibile in tempi di pandemia, quanto prima un po' la nostra città, perché altrimenti il territorio sarà conquistato, abbiamo visto l'altra notte con la tragica morte di Pasquale Apicella, ma anche nelle ore di giorno, sarà conquistato dalla criminalità, quindi su questo noi non possiamo consentire nella nostra città come nel nostro paese. Così come mi ha fatto piacere che Mara Carfagna abbia ripreso, io penso che il prossimo Consiglio Comunale, lo voglio ribadire anche io, una riflessione sui temi ordinamentali e costituzionali noi la dobbiamo fare. A noi stanno a cuore tutti i diritti, oggi il diritto che ci sta più a cuore è chiaro, quello della salute. Però attenzione, perché siamo sufficientemente esperti ognuno di noi, chi più e chi meno, che nella fase 1 la gente, voglio dire, può accettare di tutto, anche delle compressioni, sospensioni, come ha detto la consigliera Carfagna, dico addirittura annullamento di
alcuni diritti costituzionali. Ma attenzione, perché l'app, per esempio, che stanno predisponendo, tra l'altro un commissario, anche qui ci vorrebbe una legge, vabbè, non mi dilungo, perché sapete tutti che non può essere un commissario, per quanto apprezzabile, limitarci i diritti costituzionali, controllare i nostri spostamenti, controllare con chi stiamo, che cosa facciamo e che aria respiriamo. E si evoca la Corea del Sud. Attenzione, perché la Corea del Sud ha usato l'app nella fase apicale dell'epidemia. Qua la vogliono usare nella fase 2, nella fase 3. Cioè la vogliono usare per capire come si muove il popolo italiano. Quindi una riflessione sul tema dei diritti, proprio perché noi siamo la città dei diritti. Lo siamo. Napoli è città dei diritti, è culla del diritto. Noi dobbiamo essere in grado di aprire un dibattito e anche orientarlo a livello nazionale. Così come è molto corretto quello che è stato detto. Noi non abbiamo sinora sollevato questioni giuridiche, ma che si facciano delle cose con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e non con un decreto legge è una banalissima violazione costituzionale. Cioè, che in altri tempi avrebbe fatto, come dire, riempito le piazze. Chiaramente il popolo italiano comprende che, per ragioni di gravità, l'ha detto con correttezza anche la consigliera, l'ha sottolineato, nessuno ha fatto le barricate, però quando andremo verso la fase 2 non è può passare tutto con ordinanze illegittime della regione. A me fa piacere che ognuno di voi, e veramente lo apprezzo di cuore, che mi abbiate chiesto di intervenire, e poi ci torno su tanti settori, però vi invito a leggere il decreto legge. Nel decreto legge è stata sospesa la possibilità di emettere ordinanze da parte del sindaco, quindi ci hanno anche tolto, mi hanno tolto, a me e agli altri colleghi sindaci, il ruolo di responsabile della salute alla fine della città. Hanno avvocato tutto allo Stato e alle regioni, mettendo in campo un conflitto dove in mezzo c'è il paese, in mezzo ci siamo noi, in mezzo ci sono i pazienti, in mezzo ci sono stati pure i morti. E se io la penso in questo modo, è un conflitto che si sono voluti, e non voglio fare polemiche, però stiamo facendo anche un'analisi, ormai abbiamo sfondato, io tenevo una videoconferenza, due videoconferenze, l'ho annullata, non fa niente, è importante questo consiglio comunale. È chiaro che lo Stato, io mi sono sentito col Presidente del Consiglio, con i ministri, ho parlato con tutti, e loro sono perfettamente consapevoli che di fronte a un'emergenza nazionale avrebbero dovuto coordinare a livello nazionale, sentendo le regioni, sentendo i comuni, ma non consentire contraddizioni e distonie di questa portata. Ma è evidente che è voluto, perché il governo non si è voluto accollare diversi disastri della sanità regionale di questi anni, di cui stasera non abbiamo parlato, ma ne parleremo nel prossimo Consiglio Comunale. E alle regioni tutto sommato fa comodo, da una parte rivendicare le autonomie, dall'altro però quando c'è qualcosa che non va, o la mascherina che non arriva, o qualcosa, se la prendono con lo Stato. In mezzo ci siamo noi. Quindi sono assolutamente d'accordo. Vedo anche io un Sandro Fucito in primo piano che effettivamente ci illumina, ne siamo tutti quanti contenti. Quindi raccolgo l'appello della consigliera. Sì, sindaco, dipende dalle impostazioni video. Non mi chiusare, me le avrai preferite, prego. Ho fatto una sì, sicuramente, voglio dire, non sei il mio preferito da quel punto di vista, però sei comunque apprezzato. Quindi l'appello lo condivido, della seria collaborazione istituzionale, e anche l'appello al buonsenso. Io farò di tutto, però voglio assicurare voi tutti che la collaborazione istituzionale con la regione esiste, si interloquisce, però ahimè, voi siete persone troppo esperte, non vi devo stare a dire che se non ci siamo nella task force regionale non è certo perché noi non ci vogliamo andare. Non ci siamo nella task force regionale perché il presidente De Luca ha ritenuto di escludere il sindaco della città di Napoli, della città metropolitana, di cui insiste il 56% della popolazione campana, 3 milioni e mezzo. E lo si vede i danni che producono, perché loro stanno facendo ordinanze sul commercio dove non sanno nemmeno come si fa una pizza. L'alleggerisco alle ore 20:30. Se ci fossimo noi, con tutte le nostre incapacità, con tutti i nostri limiti, con tutti i nostri errori, non è che voglio insegnare niente a nessuno, diciamo senza gli assessori, bastava chiamare i dirigenti del comune di Napoli, ecco, mettiamolo in questo modo, bastava far mettere al tavolo i dirigenti del comune di Napoli, non avrebbero fatto una serie di errori clamorosi che stanno facendo in questi giorni. Io trovo gravissimo che noi non ci siamo, quindi io farò uso di quel buon senso di cui giustamente
diceva la consigliera, cioè cercherò, nonostante tutto questo, l'esclusione istituzionale, eccetera, di continuare a cooperare. Vi assicuro che la cooperazione istituzionale questa volta col governo è veramente ai massimi livelli, con la regione è ai massimi livelli possibili. Se dovesse arrivare poi l'invito a partecipare, meglio tardi che mai, noi sicuramente ci saremo. Poi sono assolutamente d'accordo che Napoli giocherà un ruolo importante e lo dobbiamo fare perché ce lo chiede anche il Mezzogiorno, e quindi io credo che con la collaborazione di tutti sicuramente questo accadrà. Brevemente vengo su qualche punto, qualcuno ha il microfono acceso per favore, intervengo su qualche punto che è stato toccato da alcuni consiglieri. Allora, Arienzo e poi ripreso anche credo da qualcun altro, forse Marco Nonno, adesso non mi ricordo, diceva il fatto che sarebbe stato auspicabile un IBAN centralizzato. Non c'è dubbio, sono d'accordo. Infatti abbiamo anche contattato i presidenti di municipalità, soprattutto laddove il logo delle municipalità è stato utilizzato su attività di natura privata. È un po' antipatico, diciamo, censurare, vietare e dire di non fare attività di raccolta fondi da parte delle municipalità, però sicuramente condivido questo appello che alcuni consiglieri hanno fatto, perché anche io sono dell'idea che se si convogliassero tutte le risorse lì sarebbe auspicabile. Così come ringrazio alcuni consiglieri, l'ha fatto Marco Nonno in modo, devo dire, molto puntuale, l'hanno fatto anche altri, che hanno fatto i complimenti al lavoro che ha fatto l'amministrazione, perché davvero è stato un grande lavoro, se l'avete colto, questo davvero vi fa onore sull'onestà intellettuale, così come sono anche io dell'idea che alcune cose potevano andare meglio in qualche altro settore, però siamo qui anche per migliorarci, così come sicuramente ritengo che in questo momento non si debba fare campagna elettorale, e io ve lo dico con molta chiarezza, io non sarei proprio mentalmente in grado di pensare in questo momento a una contrapposizione elettorale o fare campagna elettorale. Io penso che in questo momento i napoletani, i campani, i meridionali, gli isolani, gli italiani vogliono dai politici a qualsiasi livello solo un obiettivo, cioè quello di lavorare per contenere l'epidemia sanitaria e per rilanciare e ricostruire il paese. Quindi anche mettere da parte, se del caso, come stiamo facendo anche stasera, diverse differenze politiche e unirci. Quindi quest'idea che si possa andare a votare, per carità, poi se si va a votare, ma come sarebbe proprio immaginabile che uno in questo momento si mettesse a fare una campagna elettorale. Quindi anche penso che sia importante mettere da parte ogni tono e ogni riflessione di questo tipo, perché sicuramente non sarebbe auspicabile e comprensibile. Sulla cassa integrazione io faccio un discorso di carattere generale, ho sentito diversi che sono intervenuti, Nino Simeone, altri consiglieri, beh, ci sono anche un po' alcune differenze, attenzione, alcuni consiglieri l'hanno colta, in particolare mi pare Andreozzi, la stessa Bismuto eppure qualcun altro. Per me è impensabile la cassa integrazione per chi in questo momento può e anzi deve operare anche con una riconversione del personale, perché noi ci dobbiamo preparare a un'estate 2020 che è completamente diversa dall'estate 2019, è come se fosse piena primavera, pieno inverno, cioè dobbiamo stare tutti all'opera, e quindi anche il personale che è stato in panchino in tribuna può essere utilizzato, perché può riacquistare salario, alcuni possono prendere soldi che non hanno preso, possiamo fare attività di utilità sociale, un po' diverso chiaramente è stato di questi tempi per altre partecipate dove c'è stato del personale che di fatto non ha proprio operato, però io sono il primo a ritenere che tanto personale deve essere ulteriormente impiegato, perché sono tante le attività e anche diverse, compreso nel trasporto pubblico, c'è personale che prima faceva determinate attività, adesso ne può fare delle altre. E voglio rasserenare però Nino Simeone, anche Aniello Esposito, Bobò e altri, il piano comunque ci sta. È chiaro che se non ci dice il governo quando si apre, se non ci dice la regione quali sono i parametri su cui si potrà viaggiare, quanti mezzi possono viaggiare, sapete che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è arrivato ieri mattina. De Luca non sappiamo, oggi ha sfornato qualcun'ultima ordinanza, magari domani ne mette qualcun'altra, però non sappiamo. Noi abbiamo una serie di opzioni di piano che ovviamente presenteremo, come è stato detto, a voi tutti, insomma non è che arriveremo al 4 mattina, ci saranno una serie di opzioni, ma quando dico era una battuta per dire volete parlare del trasporto, cioè nel senso che se noi non abbiamo le risorse sarà difficile, come dire,
puntare su un trasporto pubblico di eccellenza. Qua ci avvantaggia, se vogliamo, due aspetti. Il primo, che prima di settembre secondo me non avremo grosso movimento, perché le scuole sono chiuse, le università sono chiuse, molti sono in smart working, non ci sono i turisti come c'erano prima, quindi non avremo i flussi. Noi ci presenteremo al meglio possibile, ma tenete presente che la gente potrà usufruire fino a un certo punto il trasporto pubblico tradizionale. Ma sapete che significa far entrare solamente 80 o 100 persone nella metropolitana? Io non lo so se qualcuno... Quindi possiamo usare tutti i proclami che vogliamo. Si organizzerà al meglio, ci saranno i controlli sanitari, utilizzeremo tutto il personale, ma la gente rischia di non prenderla la metropolitana. Questo è evidente. Quindi bisogna puntare sui tassisti, bisogna puntare su una mobilità alternativa, bisogna puntare su tante cose sulle quali stiamo lavorando, e non ci faremo trovare affatto impreparati, pur stando in tempi di pandemia dove ci dovremmo inventare delle cose che nessuno ha una ricetta. Ma questo vale per Napoli come nelle altre città. Come fare il distanziamento sociale all'interno di un autobus, come insomma, sono cose che non ci voglio ritornare, sono complicate, ma ci stiamo assolutamente lavorando. Poi vorrei anche dire un'altra cosa. Qualcuno, anche se devo dire l'avete fatto tutti con garbo, ha un po' ironizzato sul piano politico istituzionale, sul fatto che noi abbiamo fatto delle delibere che non hanno un valore giuridico. Attenzione, una cosa sono le proposte che noi facciamo al governo, cioè quando diciamo reddito di quarantena, reddito di emergenza, sono battaglie e lotte politiche, no? Come qualcuno di voi ha sottolineato, Gigi Zimbaldi in modo molto efficace. Altre cose sono le delibere, cioè noi porteremo in Consiglio Comunale, lo voglio chiarire a tutti, compreso al Presidente e a voi tutti, noi porteremo in Consiglio Comunale le delibere per farle approvare, sia quelle su Napoli Riparte, sia quella sul debito. E vorrei dire a Salvatore Guanci, che prima diceva ci aspettavamo qualcosa di più, che Napoli è l'unica città d'Italia che è arrivata così in fondo. Ci sono gli altri sindaci che ancora discutono se togliere l'occupazione di suolo pubblico in questi mesi, ma danno per scontato che come si riparte si paga l'occupazione di suolo pubblico. Noi abbiamo fatto un atto coraggioso. Certo, giustamente dice qualcuno di voi, e lo dico anche io, ma se il governo ci abbandona, noi come facciamo? Signori, ma se il governo ci abbandona non c'è l'Italia. Cioè, se il governo non fa il cura comuni e non rimette, come dire, liquidità nelle tasche dei comuni, i comuni cadranno come birilli, lo sapete voi come lo so io, diamo le chiavi e gliele portiamo. Cioè, se la Corte dei Conti pensa, come dire, di ragionare come se fosse 3 mesi fa, ma di che parliamo? È economia di guerra o stiamo a 3 mesi fa? Questa è la sfida politica. E mi fa piacere, poi ci ritornerò, che l'abbia colto, ma in particolare Mario Coppetto, quando ha parlato, me lo so appuntato, di due leve politiche. È proprio così. Sono due delibere che hanno un forte valore politico. Cioè, dalla terza città d'Italia, dalla capitale del Mezzogiorno, si alza alto un manifesto giuridico, politico, istituzionale e amministrativo, che dice noi ci siamo, noi facciamo la nostra parte, mettiamo da parte, anche come stiamo dicendo oggi, una serie di differenze, siamo pronti a metterci in gioco, voglio ascoltare tutti, vogliamo farci io per primo un bagno, come dire, di umiltà. Ognuno farà la sua parte, io la voglio fare per amore della mia città e da oggi vedo che lo volete fare pure voi insieme a me, però se noi non facciamo il primo passo aspettiamo, come dire, questi che tentennano. Insomma, l'Europa che tentenna ha la possibilità di mettere liquidità, ma discutiamo del MES. Ma che discutiamo del MES? I 30 miliardi, ma sono briciole. Magari col guinzaglio pure, tipo la Grecia. La Grecia ha molto apprezzato quella delibera che abbiamo fatto, ne hanno discusso in Grecia l'altro giorno. Cioè, quindi non sono delibere su cui ironizzare. Mi dispiace che Nino Simeone dica io non la voto. Caro Nino, se tu non voti quella delibera vuol dire che non comprendi che per avere anche i soldi per ANM, per Napoli Servizi, noi dobbiamo avere il coraggio di cancellare un debito in cui, te lo dico subito, nell'azione giudiziaria che sto preparando, noi chiederemo anche il risarcimento dei danni al governo, perché noi stiamo pagando da vittime, perché noi del terremoto siamo vittime, non siamo persone che dobbiamo pagare, ancora oggi siamo vittime. Quindi guardatela con maggiore attenzione quella delibera, non è solo un manifesto politico. È una delibera importante che se adottassero tutti i comuni in predissesto e in dissesto, con riferimento solo ai debiti commissariali, si ha ben conto, i debiti nostri ce li paghiamo. Io non voglio fare quello che, siccome sta in difficoltà, i nostri debiti ce li dobbiamo pagare, poi magari vai a negoziare, vai a fare transazioni, vai a fare altro. Così voglio tranquillizzare la giusta preoccupazione di Matteo Brambilla sulla pubblicazione, sono assolutamente d'accordo, cioè tutti i dati del Fondo Comunale di Solidarietà, Cuore di Napoli, e Banco Alimentare devono essere tracciabili, trasparenti, perché è correttissimo e giusto che sia così. Così voglio anche tranquillizzare sempre Nino, che noi li stiamo facendo i tavoli. Io, per dire, stasera
avevo due videoconferenze. Io abbiamo già fatto incontri con i sindacati confederali, i sindacati di categoria, abbiamo fatto incontri con Confindustria, abbiamo fatto incontri con le categorie commerciali, stiamo incontrando tutti, come anche voi state facendo un grande lavoro con le commissioni, un grande lavoro. È chiaro che questo è un lavoro faticoso, perché non è la stessa cosa di fare una riunione nella stanza, una riunione dietro a un tavolo di vetro, ma li stiamo facendo. E devo dire anche qui, se vi devo dare una notizia, io lo reputo positiva, c'è un grande spirito di squadra in città, c'è una grande voglia di mettersi al servizio della città. Vogliono però che noi acquisiamo quel ruolo di guida, di visione, di prima linea. Quindi se lo facciamo non solo io come sindaco, e mi ci metto in prima linea, sono stato eletto per questo, si mette la giunta che è insieme a me, ma prima ancora della giunta, non me lo vogliono gli assessori, ci sono i consiglieri eletti. Quindi se noi riusciamo a fare un lavoro di questo tipo, diamo comunque serenità anche alla nostra comunità, che se ci vede uniti, il che non significa che dobbiamo dire tutti la stessa cosa, l'abbiamo visto oggi pomeriggio, significa avere la capacità di una sintesi, che la devo avere soprattutto io, e questo è il peso del senso di responsabilità che sento e che, credetemi, come giustamente dice Enzo Moretto, è vero che l'abbiamo detto anche altre volte, non sempre ci siamo riusciti e faccio ammenda di qui, ma adesso è diverso, adesso è un caso senza precedenti, qua è come se fosse scoppiata una guerra, chiaramente la pandemia non è una guerra, ma come effetti sociali ed economici lo paragono a una guerra, vi devo dire la verità, io da un punto di vista economico e sociale considero la pandemia che stiamo vivendo una vera e propria guerra. Quindi a questo punto di vista è chiaro che per ricostruire, che faccio? Mi metto sul cerasello a fare il sindaco di Napoli senza ascoltare l'opposizione, anche se ho i numeri. Non è un problema di numeri, non mi ricordo chi l'ha detto, forse Enzo Moretto, ma anche altri. Non è un problema di numeri, è un problema che se vuoi ricostruire una città, devi chiamare la città a ricostruirla. E nella città c'è anche l'opposizione. C'è anche l'opposizione che ha preso voti e ci siamo tutti. Quindi io su questo l'avverto davvero moltissimo e credetemi. Poi su qualcuno ha addirittura evocato una latitanza, forse sindaco Simeone del sindaco, io sinceramente questo lo trovo, non voglio dire offensivo, però se qualcuno pensa che io mi debba pigliare il titolo del giornale perché minaccio il popolo del lanciafiamme, io qui non voglio sembrare polemico, però mi sento di difendere il popolo napoletano per come lo conosco, guardatemi, credetemi, lo sto dicendo con umiltà, ma io penso che se i napoletani si sono chiusi in casa per tutto questo tempo, e anche prima che decidesse Conte, perché ricordatevi che le scuole le abbiamo chiuse prima di Conte, i cantieri prima di Conte, la sanificazione l'abbiamo cominciata prima, e perché il napoletano ha fiuto, ha intuito, è un popolo resiliente, intelligente, maturo, poi abbiamo i nostri limiti, ma non mi va sta narrazione che siccome uno per prendersi lo spazio minaccia il popolo e lancia fiamme, la gente è stata attenta, siamoci attenti perché c'è lanciafiamme, la gente ha capito perfettamente che 334 posti letto di terapia intensiva su tutta la regione Campania, inizio di epidemia, su 6 milioni di abitanti, amiche e amici, se qua arrivava lo tsunami e non ci mettevamo a fare i soldati in casa, qua era una catastrofe, era un'ecatombe. Detto questo, sappiamo benissimo la gravità di quello che è accaduto al nord, ma a me non mi interessa adesso fare una questione sud e nord, a me interessa anche dare un messaggio di unità, e noi in questa fase siamo stati anche molto dignitosi, perché potevamo anche prenderci qualche rivendicazione, non l'abbiamo fatto, anzi tutte le dichiarazioni che abbiamo fatto, io ho ascoltato, sono sempre state quelle di solidarietà, e lo voglio fare anche adesso dal Consiglio Comunale, solidarietà alla Lombardia, alle sorelle e fratelli della Lombardia, a intere generazioni di anziani che sono state decimate nella provincia, in particolare di Bergamo, di Brescia e di Piacenza, eppure quante persone ci hanno restituito offese, discriminazioni, atteggiamenti davvero che non ci voglio ritornare, che veramente sono inaccettabili, eppure ancora una volta il Sud, pure in questo momento, che ha reagito meglio, si è comportato meglio, con colori politici diversi e con grande maturità e responsabilità, non vuole fare una rivendicazione di questo tipo, vuole dare un messaggio al paese che si riparte uniti. Da questo punto di vista, quindi sì, ritorno a quello che diceva prima, sto quasi andando alla conclusione, Mario Coppetto, l'ho sottolineato, le due leve politiche l'ho fatte, così come i tamponi, benissimo, chiediamo come Consiglio Comunale più tamponi per tutti, è la regione che ha fatto meno tamponi, sappiamo tutti che noi mica abbiamo 900 positivi, lo sappiamo, il che forse è anche una buona notizia, perché vuol dire che il tasso di mortalità è anche ancora più basso, però voglio dire, questa roba dei tamponi, poi lo dovremmo affrontare, questa roba che le mascherine non sono arrivate, queste cose sui dispositivi di sicurezza, insomma cose su cui adesso, proprio perché vogliamo mantenere un clima
di maggiore coesione generale, non mi soffermo, però sono d'accordo con voi, il discorso dei tamponi, l'avete detto in parecchi, l'ha detto Maria Caniglia, l'avete detta altri. Poi vorrei che si guardasse con attenzione, cioè il potere di ordinanza, io posso fare una battaglia politica, ma fino almeno al 4 di maggio noi non abbiamo la possibilità di incidere. Io non posso fare, consiglieri e consiglieri, l'ordinanza con cui apro i mercati. Ma dove l'avete letta questa cosa? Se De Luca dice che i mercati non si possono aprire, per decreto legge l'ordinanza le possono fare il governo e le regioni. Ai sindaci è stato tolto il potere di fare ordinanza. Quindi io posso fare solo una battaglia politica. Dal 4 di maggio cambia qualcosa, vediamo in che termini. Perché nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sta scritto che se ci sono assembramenti il sindaco può chiudere una strada, il sindaco può chiudere il parco, figuratevi che cosa si scatena. Però guardate che anche adesso, ma a voi sembra normale che noi dobbiamo stare in questo ginepraio, che negli ultimi 3 giorni sulla ristorazione, le pizzerie e le cose si sono cambiate 3 volte ordinale, l'avete detto anche voi, e continuerà, perché abbiamo discusso per ore se si poteva camminare o si poteva correre da soli. Adesso è arrivata l'ordinanza che in tutta Italia si può correre da soli. Da noi non si può correre da soli, in tutta Italia si può camminare, da qui si può camminare solo vicino all'abitazione. Attenzione, perché l'ha detto Enzo Moretto, che condivido molte delle cose che ha detto nel suo intervento, quasi sta sottovalutando anche il disagio psicologico. Attenzione, me lo dice uno che è convinto che se ci sbrachiamo solo un pochino buttiamo a mare tutto. Però attenzione a come si fanno le cose, proviamo ad avere una filiera giuridica di ordinanze che hanno una loro linearità, ed è per questo che condivido l'appello che avete fatto di cooperazione istituzionale, perché basterebbe sentirci e non sarebbe accaduto quello che è accaduto col commercio, non sarebbe accaduto quello che è accaduto su tantissimi altri fronti. Poi questo ve l'ho già detto, i mercati, io sono favorevole, quindi continuerò ad andare in quella direzione. Poi per carità, uno può anche fare un'ordinanza, ma immaginate che succede. Io domani mattina faccio un'ordinanza, per esempio, sui mercati, diversamente da De Luca, o sul camminamento, diversamente da De Luca, scoppia il casino, conflitto istituzionale, ricorsi al TAR. Questa, per carità, è una scelta, è pure un'opzione che si può fare, però io cercherei più con quel buon senso di cui prima si è fatto appello e di cui francamente condivido, perché certe volte manca proprio il buon senso. Sto andando verso la conclusione, Moretto, tranne, vabbè, il passaggio dove ha parlato di giunta non autorevole, Enzo, consentimi, non per difesa d'ufficio, ma io voglio ringraziare la giunta, perché molti l'hanno anche detto, sono colleghi di governo giovani, giovanissimi, hanno fatto un grandissimo lavoro tutti, in particolare alcuni assessori che stanno in prima linea, davvero li ho visti non fermarsi un attimo, quindi è una giunta che ha dimostrato autorevolezza, il che non significa che non abbiamo fatto sbagli o errori. Invece condivido molto il tuo ragionamento, Enzo, sul fatto che questo è il momento effettivamente dove si può lavorare insieme, dove si può anche dare un contributo, credo anche a quella cooperazione istituzionale diversa con la regione, perché se riusciamo a trovare un linguaggio comune come consiglio comunale, forse anche con l'ausilio in particolare di gruppi più vicini al presidente Luca, penso al Partito Democratico, ma faccio un ragionamento generale, secondo me si possono fare dei passi in avanti, come per esempio l'ha sottolineato Enzo in modo efficace, ma lo dico solo per chiosarlo ed alleggerire, ma come si fa a non intuire che se tu dopo quasi 2 mesi di arresti domiciliari consenti finalmente la gente andare a prendere un po' d'aria e limiti gli orari così poco, è chiaro che si fanno tutti i runner e incominciano a correre. Poi c'è quello che magari ha capito che quando il Presidente del Consiglio ha detto si può fare attività motoria, avrà fatto finta di non capire che invece del 4 maggio e il 27 aprile, nella confusione non l'ha manco capito. È chiaro che si riversano tutti in determinati luoghi, bastava semplicemente allargare. Quindi su questo noi che dobbiamo invece essere uniti in modo da dare un messaggio alla città significativo. Poi tranquillizzo Laura Bismuto, che l'assessore Panini non credo che sia diventato, direbbe i romani, una res mancipi di Rosario Andreozzi, cioè non credo che sia di proprietà di Rosario Andreozzi. Se è così lo libereremo, faremo un processo di liberazione anche del vice sindaco Panini, perché insomma poi essere di proprietà di Rosario non lo so se è un vantaggio o un vantaggio, questo è un problema vostro, visto che ha detto il Presidente del Consiglio, ha interpretato che i prossimi congiunti sono anche gli affetti stabili, quindi tra gli affetti stabili ognuno si inventerà un amico e una fidanzata, quindi immagino dal 4 di maggio liberi tutti
usciranno tutti. Comunque, per andare veramente a chiudere, io considero questo consiglio comunale utile, molto utile, non credo che sia stato né una perdita di tempo, certo, non è come quando c'è la demenza che siamo in consiglio comunale, dove ci guardiamo negli occhi e con rispetto ci diciamo le cose che ognuno di noi, pensa. Poi dico a Maria Caniglia, quindi sto proprio alla fine degli interventi, cara Maria, sono d'accordo con tutto quello che hai detto, fai bene ad appellarti a me come altoparlante, ma ve lo dico con molta franchezza che se il governo non rifinanzia il Fondo Comunale di Solidarietà, quasi chiude il rubinetto, cioè perché i privati hanno dato una cosa di soldi e li ringrazio, circa 100.000 euro, il Comune ha dato 1 milione, magari potremmo trovare raschiando il barile un altro 1 milione, ma per andare a quelle fasce che giustamente voi avete sottolineato e che io condivido in pieno, poi le individueremo insieme, c'è bisogno che il governo ci metta almeno altri 7 milioni come ha fatto l'altra volta, se non qualcosa in più. Grazie davvero poi a Gigi Zimbaldi, cuore del popolo, perché veramente ha fatto un intervento che credo è accorato, ha fatto appello al cuore nostro, al cuore di Napoli, al cuore di ognuno di noi, e ti assicuro, caro Gigi, che noi stiamo lavorando e da adesso lo faremo sempre di più con voi, perché maggio e giugno siano i mesi del rodaggio, il mese di rimettere un po' in moto i vari motori, ma credo che se lavoriamo insieme l'estate può essere l'estate della ripartenza. E guardate, ci possiamo giocare anche qualche opportunità, perché in questi giorni che abbiamo rivisto una Napoli inedita, una Napoli con la natura al centro, no? Come diceva anche Marco, la natura al centro, la bellezza, con immagini che ci hanno fatto da una parte soffrire nel vedere una Napoli senza gente, senza persone, senza il suono dei bambini, senza il casino della nostra città, ma anche delle immagini struggenti. Ecco, io penso che quest'estate, se lavoriamo bene, più occupazioni di suolo pubblico gratuite per attività di ristorazione, più gente all'aperto, più attività culturali e sociali disseminate, più nostro personale che accompagna i bambini più disagiati, il personale, le persone anziane, diversamente abili, l'utilizzo delle spiagge, la cultura disseminata e non concentrata perché non potremmo fare concerti ed eventi, la possibilità insomma di camminare, di stare insieme, di utilizzare al meglio il trasporto pubblico, i parcheggi in modo allargare quelli di accesso alla città in modo da utilizzare un turismo low cost, un turismo campano, un turismo centro meridionale, perché no? Se il contagio sanitario dovesse migliorare in tutta Italia, anche un po' di turismo nazionale, sicuramente quello internazionale dobbiamo aspettare il Natale o il 2021, ma il turismo sicuramente low cost lo potremmo fare. Quindi lavoriamo tutti quanti insieme per far sì che Napoli possa essere, non lo so, questo è complicato, mettiamola in questo modo, ma se riuscissimo, l'ha detto qualcuno di voi in modo molto efficace, a rendere la città anche più bella nei prossimi giorni, non, soprattutto per i bambini, che hanno avuto un incubo enorme, secondo me, in questi mesi, uscire e trovare un po' più una città a dimensione umana, più pulita. Viva Dio, ma avete visto come l'abbiamo pulita? Quindi vuol dire che gli operatori Asia, che hanno lavorato e lavorano sempre, hanno pulito. Ringraziamoli tutti questi qua. Asia ha avuto un morto e più contagiati. ANM, come ha ricordato Federico, ha avuto un morto e parecchi, anche la polizia locale. Questi hanno lavorato e non è stato facile convincerli. Attenzione, ma non ci è voluto manco molto per convincere, perché amano Napoli come l'amiamo noi. Quindi se noi ci impegniamo tutti quanti, come si sta facendo, a renderla anche più bella, forse l'incubo, non dico che diventa sogno, però anche quelle sofferenze, quelle lacrime, magari ci fanno unire ancora di più. Quindi io avrei voluto anche io dire tante cose, scusatemi che sono intervenuto, ma era anche un modo per dare atto e apprezzare davvero gli interventi che avete fatto, perché ho apprezzato lo spirito, ho apprezzato il contenuto, ho apprezzato il metodo, gli appelli, anche le critiche. Io credo che noi possiamo fare insieme un grande lavoro e anche orientare la politica nazionale. Quella regionale ci proviamo ovviamente a dialogare di più, ma credo che Napoli in questo può orientare. E anche la difesa che abbiamo fatto di Napoli in questi giorni credo che è stata utile e non credo che siamo stati latitanti. Io, per me non è facile andare spesso in alcune trasmissioni, alcune anche molto insidiose, ma sono andato esclusivamente per difendere la città e non per fare nessuna battaglia personale elettorale, perché se si andasse a votare fra un mese, 2 mesi, 3 mesi, Luigi De Magistris non farà nessuna campagna elettorale, ma starà in mezzo alla gente, perché oggi per me bisogna solamente ricostruire, come è stato detto da tutti voi, la nostra città da un punto di vista sociale ed economico. Quindi mi taccio e vi ringrazio, e poi con voi comunque chiaramente ci vedremo nei prossimi giorni e prepariamo insieme questo consiglio comunale importante da fare al Maschio Angioino tra il 18 e il 31 di maggio, un consiglio comunale senza limiti di tempo, con tutto il tempo che ci dobbiamo dare, con modo che ognuno di voi, ognuno di noi può parlare liberamente, e cerchiamo di pigliare le migliori decisioni possibili nell'interesse della città. Grazie.